Puttanazza di merda, sta merda. Mi hanno cyberbullizzata, diciamo così, in tutte le maniere, in live, su YouTube, davanti il mondo visione, in sostanza. Monica, tu a forza mi proprio do crepare proprio. Due persone su tre sono vittime di cyberbullismo. Non solo ragazzini, sempre più numerosi gli episodi tra gli adulti. Gli insulti e le minacce che mostriamo sono solo una parte e arrivano sui social da una youtuber con un certo seguito. Mi spiace che sono noiosa, che sono una mamma che sta sempre in casa, che sta sempre con suo figlio e che non faccio i bocchini come te, scusatemi, ma oggi non mi reggo. Da sola o insieme ad altre persone registra delle video live che a volte cancella per sfuggire alle denunce. Una ex youtuber vittima di questi attacchi è arrivata a un passo dal suicidio e ci ha contattati. Si chiama Monica. Come inizia questa storia? Allora, inizia che ho conosciuto delle persone, queste persone su YouTube Italia, dove loro praticamente facevano dei video contro una ragazza che tutt'oggi subisce questo tipo di molestia. Conosco queste persone, poi hanno formato dei gruppi su Facebook dove io facevo parte e si è instaurata un'amicizia. Inizialmente Monica entra a far parte di questo gruppo e fa video anche lei. Nasce un'amicizia virtuale. Poi questa cosa piano piano gli è proprio scivolata di mano, questo andare a ricercare i parenti, farsi dire cose. Quindi da lì ho capito che la cosa stava scivolando un po' di mano e sono stata io, assieme ad altre persone, abbiamo detto qualcosa, abbiamo detto a queste persone, secondo me state esagerando, queste cose non sono giuste e tutto il resto, basatevi sempre su quello che vedete. Però poi quando ho visto che la cosa stava prendendo veramente una brutta piega, più gli atteggiamenti che stavano avendo nei miei confronti, quasi di stalking, ho detto basta. Monica si distacca dal gruppo e lo critica. Iniziano accuse e poi violenti attacchi pubblici verso di lei. Monica, qua se apriamo le live, se facciamo vedere gli screen tuoi e di tuo marito ti toglie i bambini, lo sai, sì. Monica voleva dire. Monica, ma hai capito? Ma hai capito che ti stai scavando la fossa? Facciamo le live sputtananti, così ti tolgono i bambini. Ma sta live la cancello, Monica, miraglia. Perché io ti faccio prendere a calci in culo da tuo marito. Oh, Monica, tu a forza vuoi proprio crepare, proprio. Alle 7:30 mi sveglio. L'ho fatto male, scusate. Alle 7:30 mi sveglio, invece di fare la colazione a mio figlio e prendermi il caffè. Io penso se la... Guarda, mi ha fatto una live contro. Minchia, questa pensa a copulare in giro. Stava seducendo anche mio fratello, eh. Mi hanno cyberbullizzata, diciamo così, in tutte le maniere, in live, su YouTube, davanti il mondo visione, in sostanza. Ma soprattutto hanno fatto molta pressione affinché io mi suicidassi. Oh, Monica, tu a forza vuoi proprio crepare, proprio. Molto probabilmente dopo quella live andrò in galera, che questa è un'altra che mi vuole denunciare. La madre manda il screen in giro, messaggi in giro, quello che state facendo a mia figlia la state inducendo al suicidio. Merda! Sbloccaci sulle chiamate. Hanno inventato una vita su di me. E quindi subito la cosa che ho pensato è stata: ma chi sta guardando? Se sta guardando un mio familiare, se sta guardando una mia zia o mia mamma stessa. Cioè mi sono sentita veramente morire. C'è stato un giorno, una mattina, che mi sono svegliata, non me lo posso dimenticare, alle 7:30 già c'era una live aperta con tutta questa serie di parole, di sfilza di parole fino alla mia settima generazione. E io ho mandato un messaggio a una mia amica, io gli ho detto io ora la faccio finita, io non ce la faccio più. Non, è un mese che va avanti questa storia, io non riuscivo più a reggerla. Se riguarda gli adulti, tecnicamente il cyberbullismo si chiama cybermolestia, ma gli effetti possono essere ugualmente gravi.
a cosa può portare? Da parte della vittima sicuramente ha delle problematiche, ad una chiusura sicuramente rispetto al mondo esterno e in alcuni casi a depressione e nei casi ancora più gravi anche al suicidio, no? Perché ci si sente poi violentati ogni giorno da parte di commenti che ovviamente poi diventano sempre più duri e sempre più fastidiosi da dover poi subire. Quanto è diffuso il fenomeno della violenza sul web, sui social, anche tra gli adulti? Molto diffuso. È molto diffuso perché diventa uno sfogatoio, diventa un modo per far emergere le proprie frustrazioni, la propria rabbia che magari nella vita reale si tende a non far emergere. Incontriamo la youtuber che però non vuole smettere di pubblicare questi video. Si dichiara vittima anche lei. La violenza vera e propria sui social l'ho vista solo in un caso, quella ragazza che morì di Napoli, Tiziana Cantone. Per il resto diciamo che si è fatto un po' troppo abuso della parola violenza, cyberbullismo, bullismo. Semplicemente quella era gente che si faceva criticare apposta per fare iscritti, visual e tutto il resto. Puttanaccia di merda, sta merda. Ragazzi, aspettiamo che entri più gente entra, più sputtaniamo le persone, su. Ma sei d'accordo sul fatto che questo modo di parlare su internet va fermato? Oh sì, ma okay. Per questo le cancello le live. No, non devi proprio fare. Tu ti impegni a non farle più queste... E ti posso dire di sì, poi magari ti torno a ripetere, mi inculano di nuovo e mi incazzo. Ti potrai anche incazzare, ma conta fino a 10. Un po' difficile. Qualcuno sta cercando di ribellarsi, ma non è facile, perché comunque abbiamo segnalato tante persone, abbiamo scritto a YouTube, abbiamo fatto di tutto, però non è semplice nel web. È difficile bloccare le molestie online, ma si può denunciare alla polizia postale. È quello che ha fatto la madre di Monica, che ha parlato anche di una istigazione al suicidio. I reati relativi alle minacce, ai tentativi di estorsione, si possono avere anche danni di carattere psicologico, si può ingenerare paura, ansia. È fondamentale che provino, che si rivolgano agli organismi di polizia giudiziaria per la repressione dei fatti più gravi. Io mi auguro veramente con tutto il cuore che si rivedano da fuori tutto quello che hanno fatto e soprattutto si mettano nei panni delle persone che hanno subito tutto questo. Nonostante tutto, gli attacchi e le offese a Monica continuano. Mitraia, posso intervistarti, per favore? Mi dai l'onore di intervistarti? In questo momento sembra cicciolina per me. Ma dovevi denunciare il bullismo? Tutto, chi è che sta scrivendo in chat? Denuncio pure quel tu, chi è? Chi sta scrivendo in chat? Voi portate la gente al suicidio. Per me è stato un macigno troppo grande da sopportare. Troppo grande.